Sicilia Futura è un lontano ricordo? Sì, è un lontano ricordo, perché Sicilia Futura di fatto non è assolutamente una polemica, anzi devo dire che il rapporto politico con il leader di Sicilia Futura si è politicamente concluso, ma in maniera assolutamente civile, in maniera naturale, perché un percorso politico si è esaurito, quantomeno a Caltanissetta e nella provincia di Caltanissetta. Quindi noi in maniera molto leale nei confronti anche dell'onorevole Cardinale abbiamo chiarito che ci saremmo mossi autonomamente fuori da un progetto, ripeto, si è fuori da un progetto quando il progetto continua a esistere, ma abbiamo preso atto che il progetto si è concluso e pertanto noi continuiamo con percorsi autonomi che poi si realizzano in un contesto di questo tipo, senza rinnegare assolutamente i percorsi, perché tutti i percorsi politici sono arricchenti, anche quello è stato un percorso politico arricchente, non saremmo qua con l'esperienza che abbiamo se non ci fosse stato anche quel percorso, quell'esperienza. Se le interlocuzioni dovessero non esserci oppure non concludersi, andate avanti così, un candidato, una lista? Noi abbiamo stabilito che, intanto questo aspetto lo dobbiamo anche chiarire, io mi aspettavo... esatto. Allora, intanto voglio fare un piccolo passo indietro, voglio dire preliminarmente una cosa che non mi state chiedendo e poi andare a questa risposta. C'è un gruppo che individua in una persona, che sarei io, il possibile candidato. Quindi c'è un gruppo che propone Salvatore Licata a sindaco. Io oggi mi sento, l'ho detto anche nei giorni passati, mi sento di riservarmi, accetto di buon grado, nel senso che accolgo con orgoglio, con onore questa proposta che mi viene fatta da una lista, da un gruppo di persone, però oggi mi devo riservare per diverse motivazioni. Ci sono anche delle motivazioni che riguardano la sfera personale, ma soprattutto sono delle motivazioni che riguardano l'aspetto politico. Ancora ci sono, secondo noi, all'incirca una decina di giorni di interlocuzioni, è opportuno vedere come stanno le cose nel contesto cittadino per poi tirare una linea e fare le nostre valutazioni, che potrebbero anche essere quella, potrebbe anche essere una delle ipotesi, quella di una lista, un candidato, perché noi riteniamo di non essere velleitari. La riserva è anche molto connessa al fatto di non essere velleitari, ma siamo anche consapevoli che al di là di una lista forte che oggi viene presentata, c'è una città che non vede, non ha oggi una rappresentanza politica e non vede nel contesto cittadino una rappresentanza politica. Noi la vorremmo rappresentare, se poi la rappresenteremo con un candidato sindaco o no, questo oggi non sono in grado di stabilirlo, sono le considerazioni che questo gruppo farà e che sono considerazioni aperte, che fa tutti i giorni con degli incontri febbrili, che porteranno il gruppo a fare una valutazione conclusiva che si concluderà nell'arco, ripeto, di giorni, al massimo ritengo di una settimana, forse due, ma non di più. Spero di essere stato chiaro e di non aver lasciato dubbi. Tuttavia noi erano due informazioni un attimino diverse. Prego. Di un avvicinamento da parte di questo gruppo, che ti vede, portavoce, leader, come vogliamo, al centrodestra e quindi al candidato sindaco Michele Gerratani. Posso dire che l'avvicinamento al centrodestra è pari all'avvicinamento a tutti gli altri gruppi politici di questa città. Quindi vi smarcate da questa posizione? Diciamo che le interlocuzioni ci sono, ma ci sono con tutti, non c'è una interlocuzione preferenziale in questo momento, non siamo persone che riteniamo di avere una
di vedere di buon occhio qualcuno rispetto a qualcun altro. C'è una parità nel confronto con tutti, ripeto, c'è una stiamo verificando anche una comunione di intenti, ripeto, nei confronti di tutte le forze politiche, pertanto oggi i giochi sono totalmente aperti. Orgoglio Nisseno va avanti con una lista già presentata, quindi un passo in più rispetto a tutti gli altri che ancora non rivelano i nomi, e poi la proposta di Salvatore Licata come candidato sindaco che esce da un gruppo, però durante la conferenza stampa lei ha detto che comunque si riserva di accettare, ma in caso andrà da solo? In caso andrò da solo non lo decido io, lo decide il gruppo. Il gruppo sta valutando tante cose, sta valutando alla luce delle interlocuzioni, alla luce dei ragionamenti interni, e poi il gruppo deciderà se è il caso che la proposta sia Salvatore Licata con una lista o meno. Quindi oggi c'è un ragionamento aperto, un ragionamento che si concluderà in maniera naturale nell'arco di una settimana, 10 giorni, e poi valuteremo tutti insieme. Perché oggi nasce un bel gruppo, non c'è Licata sindaco, c'è un gruppo che nasce, il protagonista è il gruppo che si chiama Orgoglio Nisseno, sono lusingato del fatto che il gruppo indichi, veda me come un probabile, come un possibile candidato sindaco. Io oggi, per rispetto delle interlocuzioni, per rispetto del ragionamento interno al gruppo, è opportuno che mi riservi per valutare tutti insieme in maniera ponderata una scelta importante e delicatissima, che è quella della candidatura a sindaco. Cioè, in soldoni, se non va bene all'appoggio a un candidato piuttosto che a un altro, uscite voi con un candidato unico. Nel caso in cui invece ci dovesse essere una coalizione da appoggiare, lei non andrà a fare il sindaco? Assolutamente sì. Guardi, io oggi annuncio il fatto che al 99% non sono candidato al Consiglio Comunale. Io scelgo di diciamo contribuire a fare una lista. Oggi faccio una scelta, se vogliamo, di grande generosità. Non c'è una candidatura al Consiglio Comunale, si riteneva che non potesse bastare una candidatura o due candidature al Consiglio Comunale, ma servisse una lista di 24 componenti per incidere in questa città. E allora io oggi sacrifico la mia presenza in lista per mettermi a disposizione, che poi Salvatore Licata serva per la candidatura a sindaco, a disposizione, però sono scelte molto delicate che vanno valutate con grande attenzione. Non è una passeggiata andare a fare il sindaco, si sacrifica la famiglia, si sacrifica la professione, si sacrifica la propria vita, pertanto sono valutazioni da fare con attenzione e devono essere anche valutazioni che portino a un risultato concludente. Noi non facciamo scelte velleitarie. I primi 3 punti del vostro programma elettorale, in breve. Senz'altro, partendo da quell'orgoglio nisseno, è il senso di identità della città. Penso che bisogna partire da lì. Se non si ha il senso di essere cittadini nisseni, il resto si basa sul nulla, non ha le fondamenta. Poi senz'altro la consapevolezza di essere cittadini, quindi una cittadinanza attiva che rende l'amministrare più semplice, più facile, più concludente, come dicevo, e poi lo sviluppo di questa città, avere una visione per questa città. Quello che è mancato, al di là di tutte le belle parole che si sono dette in questi ultimi anni, manca una visione vera di questa città. Caltanissetta da grande cosa vuole fare? Ancora molti non lo sanno, si brancola spesso nel buio. Noi molto modestamente stiamo cercando di enucleare un programma sintetico che abbia questo obiettivo, la visione per la città di Caltanissetta.